Beh, in parte è stato casuale, casuale, dico in parte perché poi certo c'è stata anche una scelta, perché questi laboratori li abbiamo fatti in condizioni molto diverse di logistica e di locali. L'abbiamo fatto dentro le aule, spostando banchi, l'abbiamo fatto dentro sale da ballo, dentro milonghe di tango, l'abbiamo fatto in un centro sociale, per esempio Ivrea, l'abbiamo fatto dentro l'RSA. E per quanto riguarda la città di Torino, quest'anno è stato più possibile farlo dentro l'RSA e abbiamo cominciato a utilizzare vari spazi e poi dicevo casualmente perché è invitato appunto all'inaugurazione di questo spazio. E lì è stato molto interessante perché in quell'occasione ho percepito, ho sentito, ho visto, ho vissuto proprio anche la bellezza di quel luogo. Intanto perché era un luogo vissuto in quel momento perché c'erano anche tante persone, ma anche il locale era esteticamente anche molto bello, luminoso, pulito, ampio. E questo aspetto della bellezza è un valore aggiunto anche quando si fanno questi tipi, quando si fa questo tipo di iniziative. Quindi l'orientamento a un certo punto è stato quello di dire: ah, bene, ne abbiamo bisogno, c'è questa occasione e questo sembra un luogo appunto ben adatto, anche perché c'è questo valore aggiunto della bellezza. L'altro aspetto è poi stato legato anche al fatto che è legato ai fili della rete di conoscenze così che sviluppiamo in genere come persone, anche dal punto di vista professionale. Quindi con Alessandra Ghiglione in particolare questo filo c'è, quindi mi è venuto in mente che forse si poteva anche trovare un luogo dove potevamo condividere gli spazi, ma per condividere poi magari anche nel futuro progetti, cioè luoghi dove avvengono tanti eventi diversi e anche se sembra un po' astratto dire rimane nell'aria un po', no? Quel fatto che si senta che in quel luogo si svolgono tante attività che sono di tipo culturale, ma sono di tipo culturale legati alle arti, sono di tipo culturale legati anche all'aspetto sociale. Un altro aspetto che ci è piaciuto anche mettere in mezzo nella scelta di quello spazio e che anche in un contesto fuori dal contesto delle aule didattiche normalmente utilizzate, quindi fuori dall'accademia, ma in un contesto sociale, tra l'altro molto ricco, anche molto problematico. Quindi il messaggio che vogliamo anche poi passare agli studenti è quello di uscire fuori dalle aule anche e vivere i contesti sociali anche.